Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Questo è il draft che non piace a Fabio Rovazzi. Devo dire che sono andati veramente bene tutte queste tipologie di draft e oggi andiamo a prendere uno dei cantanti, perché a questo punto è da considerare tale, più famosi e più conosciuti in Italia. Tra l'altro salutiamo Fabio, io l'ho conosciuto a Romix e non sapevo neanche chi fosse. Infatti dopo che abbiamo fatto l'intervista gli ho chiesto: scusa, ma tu chi sei? E quindi è stata una figura di merda abbastanza grande. La peculiarità di Rovazzi in questo momento è che è mingherlino, quindi è tutto il contrario di me. E quindi andremo a prendere i giocatori con più fisico in assoluto per fare un draft che a lui non piace per forza. Siamo tutti i giocatori che non sono Griezmann, visto che è uguale a Rovazzi. E in effetti ci assomiglia un bel po', eh. Una squadra però di 11 Griezmann diventa complicata farla. Allora, i moduli sono questi, ragazzi: 3-4-2-1, 4-4-2 in linea, 4-4-1-1, 4-4-2 e 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2. Quaterna! Io direi di prendere davvero il 4-1-2-1-2 perché ci sono veramente tantissimi ruoli copribili e quindi andiamo a prendere questo. Copribili è italiano? Sì, è italiano, sì, confermo. Sì, sì. Vado a cercarlo sul dizionario. Ragazzi, si stanno aprendo i capitani. Oh mio Dio! Chi sono il capitano di Rovazzi? Oh mio Dio! Diego Costa. Ah no, Rooney, figa, ciccio. No, no, 86 contro 88. Ah, tu guardi quella statistica. Diego Costa è un gorilla con la pelle da uomo. Ma Diego Costa è veramente una bestia unica e credo che sia l'uomo che più si differenzia da Rovazzi nel mondo. Adesso, uno a testa, scegliamo un ruolo? Che cazzo hai capito? Apriamo subito le riserve e vediamo chi sarà l'anti-Rovazzi di oggi. Oddio mio, ok. Che stupidi che siete. E il più fisico fra tutti è proprio il nostro Godin. Quindi adesso andiamo a farci l'ex Atletico Madrid che è arrivato in finale di Champions a Paris con Real. E quindi c'è Griezmann. E quindi c'è Griezmann, non è vero, perché quello lì è un altro Atletico Madrid che ha perso in finale con Real. L'altra riserva che si apre è la seguente. Oddio, sono veramente orrendo. Oddio mio! Oh my fucking gosh! Questo è abbastanza importante in realtà. Rodolfo! No. Magari Rodolfo. Perfetto ragazzi, ci è andata bene e dobbiamo andare a prendere proprio Dani Alves, che con un 74 di fisico, tra l'altro è impensabile dire che Dani Alves è il più fisico, ma qui in mezzo insomma l'altro è Evra. I love this game. Ragazzi, per adesso non è male come cosa, però riprende. Ci serve ancora qualcosa di più. Hakuna Matata, ragazzi. Sacrebile, meuni. Beh, ragazzi, però è lustondo, io lo volevo a tutti i costi, eh. Io voglio delle carte colorate come Dani Alves. Oddio, oddio, iniziamo ad avere dei giocatori importanti. Attenzione. Allora, io vorrei Cristiano Ronaldo, perché sai, Cristiano Ronaldo ha un gran fisico, ma è possibile che Walker abbia 81 contro il suo 80? Davvero? Grande Kyle Walker. Devo prendere davvero Walker? Cioè, non ha senso che abbiamo già anche Dani Alves. Che la forza sia con te, Kyle Walker. Oddio mio, volevo Cristiano Ronaldo a tutti i costi. Oddio, c'è Arjen Robben. C'è Arjen Robben. Credevi. Che ha 12 di fisico, tipo. E dobbiamo prendere Jamie assolutamente Vardy. Gonalon. No. Gonalon. 82 di Gonalon, incredibile. Cioè, stiamo prendendo tutti i giocatori più tristi. Sotto la gonna? Ce l'ha long. Bene, abbiamo finito le riserve. Andiamo nelle sostituzioni. Ricordiamo anche agli amici da casa che Seppi sta facendo questo draft, anche se non ho ancora detto niente. Beh, Sissoko, dopo un europeo fantastico con la Francia, ha deciso di non andare a giocare in Serie B inglese e ha deciso di far valere il suo 85 di fisico, che non si riferisce in realtà al suo corpo. Là sono cose che sai solo tu, mi sa, eh. Fammi scegliere un ruolo. When you try black, you'll never come back. Apriamo un'altra sostituzione e speriamo che ci sia qualcuno di più importante di Carlos Eduardo. Beh, ragazzi, dobbiamo prendere Martins, che non è Oba Oba, non è Oba Femi. È Martins, semplicemente Martins. Martins Indy. Un'altra sostituzione che si va ad aprire in questo modo: Ivan Perisic, Riyad Mahrez, Rooney, Costa e Quaresma, che solo per oggi è venuto fuori dalla carriera di Gaz. Io direi proprio Wayne Rooney. Direi proprio di sì, a meno che c'è un altro Diego Costa. Beh dai, per adesso ci alterniamo qualche giocatore forte, qualche giocatore di merda, qualche giocatore brutto e sconosciuto come questi. Quindi attenzione che siamo vicini
Al 190. Siamo vicini a Ciccio Bonera. Lo sento. Qui prende. Ho vinto 30 euro alle macchinette. Ok, non so perché Seppi abbia detto quella frase, ma noi possiamo scegliere tra Christian May e Insua. E ci tocca prendere Felipe Luis, ragazzi. Stiamo ricostruendo davvero l'Atletico Madrid. E Nicola aveva spoilerato Griezmann all'inizio. È uscito Griezmann. Uè, bello sto Griezmann, guaglio. Sostituzione, l'ultima sostituzione. Poi andiamo nei titolari, così Seppi può scegliere i ruoli, perché sennò vomita dagli occhi. Woohoo! E dobbiamo prendere un portiere, ragazzi. Attenzione. Io direi di andare sul più alto in questo modo. Il più gormitico. Assolutamente. Rui Patricio. Che schifo. Ok, ragazzi, Seppi, puoi scegliere i ruoli adesso se vuoi. CDC. CDC, andiamo a vedere il CDC di Seppus. Che cosa si apre? Oddio. Intanto Ndongi ha 87. E se la gioca alla pari con Pereira, che ha 87. Quindi ditemi voi. Ok, chi cosa apriamo? Posso dirlo ancora io? Dilli tutti te i ruoli. Ok, dai, gioca tu, Seppi. Terzino destro. Terzino destro, che ne abbiamo tipo 21. Andiamo a vedere che terzino destro si apre. De Marcos, ecco. Valencia, Juanfran, Piszczek, Zabaleta, che è proprio il vincitore alla pari con Valencia. Valencia? Io prenderei Zabaleta, che ho 82 di overall invece. E allora prendi Zabazeta. Zabazeta, come Fabio Z. Salutiamo Fabio Z. Ho vinto 30 euro le macchinette, COC. COC, andiamo a vedere il nostro trequartista, anche se abbiamo in rosa già Wayne Rooney. E per adesso c'è, oddio, sono tutti poco fisici, tranne lui, incredibile, perché c'è Ndiaye, e prendiamo proprio Ndiaye. Vai con il difensore centrale sinistro. Difensore centrale sinistro, ormai Seppi sta dicendo Bonera. Solo questo, lui comanda queste cose, magari Ciccio Bonera, magari, e invece ci tocca prendere Zaccardo. C'è un ballottaggio, Bruma e Ciorluca. Ciorluca. Io direi di andare con l'ATT. ATT, quindi l'ultimo giocatore offensivo in assoluto che abbiamo. E qui ci serve una bestia vera e propria. Dai, oppala là. 95. Oppala là. Allora, ragazzi, era bello poter prendere la Cazette con i baffi o Cavani Hif. E invece ci andiamo a prendere Bobadilla. Bobadilla ancora vivo, non ci credo. Che schifo Bobadilla. Un centrocampista classico. Un centrocampista classico, quello di sinistra. Dato che non abbiamo il terzino sinistra, apriamo questo. E per adesso è una bella merda unica. Ah, ok, allora vai per il portiere, che voglio Piszczek. E allora vado col portiere, perché Piszczek sta venendo fuori, se viene fuori. Ok, sono tutti argentoni i portieri, fuori. Perfetto. Ma questo qua è il pornatore di Brothers, quello pelato. Altro centrocampista. Altro centrocampista, ultimo centrocampista. Poi rimangono solamente due difensori. Andiamo ad aprirlo e fanno tutti cagarissimo. Però c'è Sanchez del Bayern Monaco. Renatone Bagliatone. Ovviamente terzino. Ovviamente terzino, anche se abbiamo già Felipe Luis, abbiamo già tutto Atletico di Madrid e non abbiamo Griezmann, che Fabio Rovazzi. C'ho le basche a 81, mannaggia te. Direi proprio difensore centrale, dato che è rimasto solo quello. E questo lo sceglie il Green, numero da 1 a 5. Vai Green. Bonera. Bonera. Numero 4. E invece no, prendo il 5 perché ha più fisico, quindi Green hai perso, eliminato dai Brailles. Io scelgo l'allenatore. Ma cosa sceglie l'allenatore che non hanno fisico? Ma si chiama Seppi, scelgo l'allenatore. Beh, allora ragazzi, io prendo per forza lui perché è drogatissimo. Cioè guardate, ha ancora gli occhi da droga e quindi prendiamo lui. E adesso con una canzone tamarra in sottofondo andiamo tutti a comandare e facciamo un draft molto interessante. Per adesso ragazzi vi dico aspetta, solo Luca. Che l'intesa di... Dimmi. Aspetta che ti mostro i ca... Che me ne frega. Record del mondo, mettilo nel titolo. Record del mondo al negativo. Aspetta che ti mostro i ca... Che me ne frega. Perfetto ragazzi, io sono molto stanco e quindi penso che ci sia molto di meglio da fare. Ma in questo momento mi sta venendo solamente così questo draft. Non può essere questo il maggior numero raggiungibile con Walker in attacco. Quel difensore in attacco, fuori si capisce un cazzo. Perfetto, io lascio al bimbo Green la gioia di dire il totale, perché ha fatto lui i conti con la calcolatrice. E quindi dici a quanto siamo arrivati? Io? Mi chiamo Dark Angel Craft e abbiamo fatto 156, che comunque è un ottimo risultato perché siamo dei principianti.
Ok, io dopo questa cazzata non posso fare altro che chiudere questo video demenziale a livelli allucinanti. Mi scuso con Fabio Rovazzi perché sicuramente guarderà questo video. Mi scuso anche con Fabio Gas perché l'ho chiamato a fare questa cosa quando poteva benissimo stare a casa a non rompersi i maroni. Ragazzi, salutiamo tutta la Brainless Crew, canali qui sotto in descrizione, e anche quello di Giorgio Gigante, H The Giant, che non è stato con noi perché è uno stronzo. Io vi invito a lasciare un pugno di pollice e iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, Manchi. Dritto per dritto, e adesso voglio Seppi che mi fa la dub dance. Ciao ragazzi, portami i gormiti a Romix. Uè, wagyu, bello sto draft.